Nella nota spese dell'amministratore dell'SRL posso inserire le piccole spese di avviamento della società? Perché questa cosa? Perché effettivamente quando viene costituita una nuova società, cosa che capita? Capita che il conto corrente non c'è, no? Perfetto. Che di fatto la liquidità magari non c'è, perché magari non ho ancora fatturato e non ho incassato, direi anche normale, non c'è neanche il conto corrente, ecco. E quindi le prime spese sono pagate direttamente dall'amministratore, barra al socio operativo, bene. E ovviamente tutte queste spese di fatto poi sono rimborsate dalla società, ok, al socio barra amministratore, ok? Quindi tutte le spese si possono mettere in capo alla contabilità della società e poi verranno rimborsate al socio che ha pagato, l'amministratore che ha pagato queste spese, ok? Ricordo sempre che ci sono sempre due tipologie di spese, in un certo senso. Se io faccio una fattura in nome per conto della società, magari per acquistare la merce iniziale, eccetera, 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 e ovviamente pago io di tasca mia con il mio conto corrente personale, lì non c'è bisogno di fare nessuna nota spese, perché la società ha in contabilità la fattura. Semplicemente non avrà più il debito verso il fornitore, ma avrà il debito verso il socio, perché siccome il socio ha anticipato i soldi, questi soldi dovranno essere restituiti, ok? Invece, se magari si fa qualche tipologia di spesa inerente alla società dove non c'è una fattura, ad esempio il parcheggio, l'autostrada, eccetera, eccetera, dove non c'è una fattura, ecco che lì in quel caso comunque l'amministratore, avendo fatto la trasferta a nome per conto della società, comunque può mettere questa nota spese nella contabilità della società, e ovviamente la società pagherà la nota spesa all'amministratore solo quando c'è liquidità all'interno del conto corrente aziendale, ok? Quindi non preoccuparti, tu quando sei all'inizio, che costituisci oggi un SRL, anche se non hai i soldi nel conto corrente, tu comunque raccogli tutte quante le spese che sostieni, fai tutte quante le fatture, se puoi, in nome per conto della società, e paga sempre, ovviamente, anticipa, insomma, la liquidità di tasca tua, che comunque questi sono tutti i soldi che puoi ricevere indietro, ok? Perfetto. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!